Gonzalez, la tiene in campo Doig, parte il suo cross molto interessante, colpo di testa e palla in rete, ha segnato l'Hellas 1-0 in favore dei veneti. De Paoli al 40esimo sblocca il punteggio alla prima vera occasione per il Verona. Strozzi attende il pallone, Tanese lo rallenta, poi Colombo, ancora per Strozzi, ancora Ilic, il tocco laterale per la conclusione, il pallone in rete, Lazovic, 2-0, il Verona super cinico, trova il gol al raddoppio con Lazovic. Zaboaghissà, Mario Rui, bello l'1-2, Zaboaghissà sul fondo, mette in mezzo, la caccia di Lorenzo e il Napoli è in vantaggio. All'inizio del terzo minuto di recupero, la prima rete in questo campionato per il capitano del Napoli, davanti alla Recchi, 1-0. All'aria per il Mass, Mario Rui. Pensa al cross, si gira il Mass col destro che c'entra il palo, il tap-in di Victor Osimhen, 2-0 Napoli, stavolta il gol del nigeriano è buono, hanno 13 in campionato per lui. Dopo 13 minuti punisce il Monza da calcio piazzato con la palla insidiosa dentro e con l'ultima deviazione del capitano che fa 1-0 Sassuolo all'Upau. Cross respinto da Nimota col tacco, Ferrari prima di Pegolo che poi si lamenta perché voleva bloccarla con le mani, la mette giù molto bene Caprari, calcia a giro! Cosa ha fatto Caprari? Ha pareggiato il Monza 1-1 per la di Gianluca Caprari dopo una doppietta contro la Cremonese, un altro bellissimo gol dei suoi a giro. Ho
occhio al 10 che punta Locatelli, allarga nella zona di Lookman. Lookman, zona tira, ci prova! E Szczęsny non la tiene, l'Atalanta in vantaggio. Dopo 4 minuti, erroraccio di Szczęsny. Ringraziano i bergamaschi, 1-0, ancora Lookman. Va Di Maria. Di Maria, spiazzato Musso, la Juventus ha pareggiato al 25esimo, 1-1 allo Stadium, terzo in campionato per Di Maria. Lookman prova ad andare, salta di slancio Alessandro, però viene fermato bene da Rabiot, e allora c'è Fagioli, vorrebbe palla Kostic dall'altra parte. Di Maria, il tacco per Fagioli, scambiano bene due bianconeri, poi parte il traversone, centro area, il gol della Juve con Milik, ha segnato Alec Milik, 2-1, azione stupenda della formazione bianconera. La squadra bergamasca nel primo tempo, qui prova a fare la stessa cosa, anche perché i bergamaschi recuperano palla. Lookman, il tocco dentro e l'Atalanta pareggia, arriva il gol dell'1-1 con Mele. Boga punta Danilo. Ora Bugava sul fondo, parte il traversone, vantaggio Atalanta, Ademola Lookman, la ribalta clamorosa allo Stadium, 1-2 micidiale dei bergamaschi che tornano sopra, che partita! Fischiato l'arbitro, parte Di Maria che tocca per Danilo, pareggiato la Juventus al 65esimo, il gol del 3-3, tutti si aspettavano Di Maria e invece arriva il gol di Danilo. Proprio per lui, Orsolini ha anticipato, la prende Ferguson, poi Firze, entra in porta il pallone, è 1-1, il Bologna l'ha pareggiata subito. Eccolo Baldazzi, prende ritmo, Bairami, dall'altra parte Caputo, Bairami per Baldazzi, Baldazzi! Palla dentro per il taglio di Marusic, che è passato, palo e poi il gol di Zaccagni, raddoppia la Lazio, il Milan non sta capendo nulla, è 2-0, ancora Zaccagni gol. Alberto col destro, centrale e vincente, 3-0 Lazio sul Milan. Movimento di Zaccagni, palla in verticale per lui, è andato su Calabria, vince il contrasto Zaccagni, sfida anche Kier, poi si ferma, va dentro Luis Alberto, in aria, filtrante per Felipe Anderson, gran palla di Luis Alberto e poi il gol del 4-0, Felipe Anderson.